Da qualche anno ormai la Honda, il più grande produttore di moto al mondo, ha introdotto nelle due ruote una clamorosa novità, accolta però con una certa diffidenza. Sono moltissime infatti le moto della casa giapponese disponibili tanto con il cambio tradizionale quanto con il DCT. Mi raccomando, non chiamatelo DTC, ma DCT. Perché in Honda hanno un addetto appositamente pagato per chiamarvi al telefono ogni volta che cannate il nome e farvi un cazziatone che la metà basta. Per cosa sta DCT? Dual Clutch Transmission. Ve lo ripeto. Dual Clutch Transmission. Niente? Parlate l'inglese come Renzi? Shish? Vabbè, allora ve lo traduco. Trasmissione a doppia frizione. Ma come doppia frizione? Non ce ne sta neanche una? Se osservate una moto con il DCT, infatti, noterete che mancano tanto la leva della frizione quanto il pedale del cambio. Fresca, ma hai rubato i pezzi? Ma io t'ho pagata tutta la moto, sa? Anzi, pure 1.000 euro in più t'ho dato. Te posso schiattare la capa a te di DT. Calma, facciamo ordine. La moto, il cambio, ce l'ha. Come se ce l'ha. Sul lato sinistro del manubrio manca la leva della frizione, è vero, ma se guardate bene vedrete due bottoni, uno con il simbolo meno ed uno con il simbolo più, mentre guardando sul lato destro del manubrio troverete una levetta con scritto AM. Chi gioca con la PlayStation avrà sicuramente già capito. Con il selettore di destra potete scegliere se avere il cambio manuale sequenziale o quello automatico. Con quello manuale cambiate voi, esattamente come sempre, solo che non avete bisogno di agire sulla leva della frizione e basta invece schiacciare i bottoni per salire o scendere di rapporto, esattamente come sulle macchine più fighe, quelle con le palette al volante, solo che qui invece delle palette si usano i bottoni. Se invece vi volete semplicemente godere la guida, basta mettere la modalità automatica. Comparirà una lettera D sul display e a tutto il resto pensa Honda. Fermo restando che anche in modalità automatica potete sempre scalare o salire di marcia a vostro piacimento, semplicemente agendo sui bottoni. Quattro mappature, Drive, Sport 1, Sport 2 e Sport 3, dove quello che cambia è quanto la moto tiri le marce. In Drive infatti butta dentro la marcia superiore appena raggiunto il regime minimo necessario. In Sport 3 invece le tira quasi fino al limitatore. Sport 1 e 2 quindi sono delle vie intermedie in crescendo. Vantaggi e svantaggi. I vantaggi del DCT sono molteplici. In modalità Drive e Sport 1 consumate molto meno che cambiando da voi. Nel traffico, in città, non dovete più sbattervi con schiaccia il pedale, metti la prima, solleva il pedale, metti la seconda, poi metti la terza. Ma tu guarda sta stronza, scala in seconda, ah no, si ferma proprio, la metti la prima, ah no, sei fatta, ributta la seconda, no no, è proprio stronza, hai metti la prima, e che due palle. Se avete un casco jet o un dito molto snodato, vi potete scaccolare non solo ai semafori, ma anche mentre state guidando. Se date un passaggio alla collega Bona, le potete toccare le cosce mentre state guidando. Se date un passaggio al collega Bono, gli potete togliere la mano dalla vostra coscia mentre state guidando. Oppure no, voglio dire. Dipende da voi. Quando l'automobilista prepotente e o distratto vi taglia la strada rischiando di farvi morire, potete mandargli un messaggio tra le righe con la mano. Si legge fra le righe? Quando passa un menagramo potete tranquillamente sistemarvi i pantaloni che tirano e comunque mille altre situazioni in cui fa comodo una mano libera. Svantaggi. A dire il vero, di svantaggio ce n'è uno solo. Quando arriverete dai vostri amici con la vostra nuova moto con il DCT, assolutamente persuasi sul suo funzionamento e perfettamente a vostro agio con nuovo cambio, vi accorgerete che invece questi vi guardano in modo ironico, fanno battutine. Sembra incredibile, ma nel giro di un attimo, i tempi mostruosi che avete messo in pista, le saponette consumate fino al velcro, non se li ricorda più nessuno. Siete tornati al rango di Pippa Galattica. Il cambio automatico, figa, roba da americani, i veri manici usano la frizione. Ma chi l'ha detta sta cavolata? A voi che la pensate così, faccio una semplicissima domanda. Il DCT Honda è un cambio sequenziale a doppia frizione, esattamente come quelli che montano la Bugatti, la Zonda, la Lamborghini e tutte quelle auto che vi fanno sbavare,
e che quando vedete non potete fare a meno di dire idiozie tipo figa cavallo come degli enormi minchioni. Ecco, allora, fenomeni della guida, voi che i veri manici usano il pedale e la frizione, spiegatemi perché lo stesso dispositivo su un'auto è una figata, su una moto no, vabbè, dai, è da pippe. E comunque, in ultima istanza, ricordate sempre, il vero manico non è quello che arriva prima, ma è quello che viene dopo.